Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del TG di Basilicata Net. Sì, del Consiglio regionale sulla legge finanziaria e sul bilancio 2011. Le misure confermate e quelle previste nel servizio di Valentina Colucci. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale che conclude l'attività per il 2010, l'Assemblea consiliare ha approvato a maggioranza la legge finanziaria e il bilancio di previsione per il 2011, oltre a quello pluriennale relativo al triennio 2011-2013, nonostante la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato che comporterà la razionalizzazione delle risorse a disposizione per la governance territoriale e settoriale, la finanziaria regionale contempla anche per quest'anno misure di sostegno all'economia, alle famiglie e alla cooperazione territoriale. Previsti inoltre stanziamenti destinati all'università, al diritto allo studio, alla ricerca e all'innovazione e risorse da investire nella politica agricola, nella forestazione e nel trasporto pubblico regionale. Presenti infine nel bilancio per il 2011 risorse per il sistema sanitario e per le politiche di sostegno all'occupazione e all'inserimento lavorativo. Soddisfatto il presidente della Regione De Filippo, per il quale l'approvazione di questa finanziaria consente di guardare con maggiore fiducia un 2011 che si annuncia come estremamente difficile. Una fiducia che nasce non solo dalla certezza di avere a disposizione gli strumenti per operare, ma anche di poter contare sul contributo di progettualità e responsabilità di una classe politica, quella della Basilicata, che nel suo complesso si mostra matura e all'avanguardia nello scenario nazionale. E cambiamo argomento. Al via il programma strategico regionale EPOS pianificato dal Dipartimento Ambiente e Territorio, che prevede proposte educative, moduli formativi, progetti di animazione territoriale, attività scolastiche ed extrascolastiche che coniughino conoscenza scientifica e creatività, informazione e comunicazione. Destinatari dell'iniziativa, i centri di educazione ambientale e gli osservatori per la sostenibilità. Con il programma, afferma l'assessore all'ambiente Mancusi, non solo si intende dare attuazione al nuovo quadro programmatico Stato, Regioni e Province Autonome per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità, ma si vuole raggiungere l'obiettivo di fare della Basilicata un modello virtuoso di attuazione delle linee strategiche del decennio per l'educazione allo sviluppo sostenibile redatte dall'UNESCO. Una proposta di legge del consigliere di Alleanza per l'Italia Singetta riguardante l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità ambientale è stata presentata nel corso di un convegno nel quale si è discusso di ambiente e lotte alle ecomafie. Giuseppe Nolea ha intervistato per noi il firmatario della proposta. Monitoraggio, controllo, informazione e sensibilizzazione delle comunità sulle problematiche relative alla tutela del territorio e alla lotta alle ecomafie. Sono questi gli scopi dell'Osservatorio regionale sulla criminalità ambientale, la cui istituzione è stata proposta e presentata dal consigliere regionale Alessandro Singetta. Io ritengo che sia arrivato il momento in cui anche la Regione Basilicata si doti di un osservatorio sui reati ambientali. Il tema dell'ambiente è un tema molto importante per la vita di ciascuno di noi. Dobbiamo essere più attenti al cibo che ingeriamo, all'acqua che beviamo, all'aria che respiriamo. Le priorità e gli ambiti di intervento dell'osservatorio sono stati individuati tra le problematiche connesse al ciclo dei rifiuti, all'acqua, agli ecosistemi fluviali e marini, al suolo e agli inquinamenti atmosferici, elettromagnetici ed acustici. L'osservatorio, ha sottolineato Giuseppe Di Giglio, vicepresidente nazionale di Alleanza Ecologica per l'Italia, si pone come strumento per diffondere la legalità su temi di vitale importanza quali quelli ambientali. All'incontro di presentazione della proposta di legge, organizzato dal Movimento Democratico di Potenza e da Alleanza Ecologica, sono intervenuti l'europarlamentare Gianni Pittella e l'onorevole Salvatore Margiotta. Riforma dei consorzi industriali. Un primo confronto sul processo attuativo è stato affrontato dal tavolo istituzionale presieduto dall'assessore alle attività produttive Restaino, a cui partecipano rappresentanti dei consorzi, le principali associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti. Al gruppo di lavoro spetterà individuare i criteri attraverso i quali determinare i corrispettivi, le tariffe e l'assegnazione dei lotti industriali alle aziende. Nello spirito della riforma, ha affermato Restaino, i consorzi devono inserirsi in un nuovo sistema di relazioni fra territorio e imprese per rispondere velocemente ai bisogni sempre più complessi del sistema produttivo e rendere più attraente il territorio in un'ottica di efficienza e non di freno per le imprese che richiedono punti di riferimento e servizi di qualità.
strade più sicure è l'obiettivo al quale mira l'intesa sostenuta dalla Regione Basilicata e sottoscritta dalla provincia di Potenza, Università di Basilicata e CNR IMA. Serafino Paternoster. Un altro passo in avanti per rendere più sicure le strade in provincia di Potenza. Dando seguito all'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Basilicata e la provincia di Potenza il 1 dicembre 2009, è stata firmata ieri la convenzione riguardante la valutazione del rischio idrogeologico combinato, frane ed alluvioni, e del relativo grado di esposizione della rete stradale della provincia di Potenza. Partner dell'intesa la provincia di Potenza, il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente dell'Università degli Studi della Basilicata e il CNR, Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale. L'intesa in particolare è finalizzata alla realizzazione e sperimentazione di un sistema innovativo per il controllo e il monitoraggio della rete viaria di Potenza, interessata da un ampio spettro di fenomeni di dissesto idrogeologico. L'attività e i dati che CNR e l'Università, ha spiegato il Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, metteranno a disposizione, consentiranno di intervenire dove veramente serve e dove serve prevenzione, fattore estremamente utile, specie nell'attuale quadro di scarsità di risorse. La convenzione ha una durata di 2 anni, l'investimento complessivo ammonta a circa 600.000 euro. 12 ristoranti, 8 del Potentino e 4 del Materano. Tra quelli che hanno ottenuto il marchio ospitalità italiana di Unioncamere Basilicata, utilizzeranno l'acqua di rubinetto. Ciò in virtù di Buona Questa, iniziativa di Acquedotto Lucano in collaborazione con Unioncamere, con cui si punta a valorizzare la risorsa e a promuovere comportamenti consapevoli del bere acqua sana ed ecologica. In una seconda fase l'iniziativa potrà essere ampliata anche ad altri ristoratori, albergatori, strutture ricettive e genere. Ci sono elementi che costituiscono ricchezza anche senza essere all'origine di movimentazioni finanziarie. L'acqua per la Basilicata è una di quelle. Sono le parole del Presidente della Regione De Filippo alla presentazione dell'iniziativa. Parole di apprezzamento anche da parte del Presidente del Consiglio regionale Folino, per il quale l'iniziativa rappresenta un grande vantaggio e un segno di civiltà e libertà per i consumatori e più in generale per la Basilicata, perché accresce le possibilità di scelta in un libero mercato. Un progetto che punta all'inclusione sociale dei disabili e dei soggetti svantaggiati attraverso l'occupazione. E questo è il progetto MATCH, presentato a Marsico Vetere alla presenza, tra gli altri, dei presidenti della Regione Basilicata, Vito De Filippo, e della provincia di Potenza, Piero La Corazza. Finanziato dal programma operativo Valdagri Melandro Sauro Camastra, il progetto riguarda l'attivazione di 64 work experience presso le imprese del territorio interessato, di cui 34 destinate a soggetti svantaggiati e 30 a persone disabili. Avranno possibilità di inoltrare la propria candidatura solo coloro che hanno compiuto i 18 anni, che hanno assolto l'obbligo scolastico e che risiedono da almeno 2 anni nei 30 comuni interessati. Il progetto sarà finanziato con 2 milioni di euro, ma la Regione Basilicata si riserva la facoltà di integrare le risorse stanziate in caso di disponibilità di ulteriori finanziamenti. Parte da un'idea di programmazione della Regione Basilicata messa in campo già da qualche anno e a questo punto si avvia anche la parte realizzativa del progetto. Presidente, qual è la portata innovativa di questo bando, di questo progetto rispetto ad azioni pregresse anche provinciali come per esempio la cittadinanza solidale? Sì, questo è dedicato soprattutto ai disabili e agli svantaggiati. È un tentativo nuovo in un mercato del lavoro complicato e difficile di favorire un incontro tra domande e offerta di lavoro, agevolando questo percorso con incentivi alle imprese e con percorsi formativi per i soggetti che saranno in qualche modo selezionati. Oltre alla formazione e all'inclusione, come si favorirà poi una prospettiva occupazionale concreta? C'è un contributo che abbatte del 50% sostanzialmente il costo del lavoro per il possibile assunto, di 7.500 euro all'anno all'impresa che lo assume per 2 anni se si tratta di un'assunzione a tempo indeterminato, di 4.500 se si tratta di un'assunzione in tempo part-time. Un'ultima cosa, si è detto negli interventi che è quasi un progetto pilota che parte dal programma operativo Valdagri per poi estendersi anche in tutta la regione. Noi l'abbiamo chiamato sperimentale utilizzando un'esperienza che c'è stata in un'altra parte dell'Italia e dedicato al territorio del programma operativo Valdagri. Se lo valuteremo sperimentalmente positivo a conclusione è facilmente estendibile anche a livello regionale.
Il consigliere regionale del gruppo MPA Mollica ha presentato un ordine del giorno con il quale si chiede che la Giunta tenga in considerazione nel piano socio-sanitario regionale quanto previsto dalla legge regionale 12/2008 in merito all'istituzione dell'ospedale unico del Vulture. Poiché la legge di riforma del sistema sanitario ha sancito la possibilità per i direttori generali delle aziende sanitarie di proporre modifica alla rete ospedaliera e considerato che nell'ambito della bozza del piano, nella parte relativa alla rete di decenza per acuzie, non è ricompreso l'ospedale di Venosa, ma solo quello di Melfi, sarebbe opportuno, a parere di Mollica, che la Giunta fornisse le dovute risposte alla comunità di quel territorio, adottando una soluzione già avviata nel lago Negrese ed in linea con le scelte nazionali. Era l'ultima notizia immaginata. Prima di lasciarvi vorrei porre a nome mio dell'intera redazione del TG di Basilicata Net sinceri auguri di buone feste. Ancora grazie e arrivederci.